succo d'arancia fresco, un caposaldo della colazione continentale, ma in realtà non era così diffuso fino alla metà del secolo scorso, quando i ricercatori hanno finalmente scoperto come spremere tutte le proprietà della vitamina C e prolungare la data di scadenza, permettendo a moltissimi di noi oggi di cominciare la giornata con una buona spremuta. Questo è il succo d'arancia nella sua forma più pura. Appena spremuto, senza additivi né conservanti. Invitante, vero? Negli agrumeti come questo, le arance impiegano diversi mesi per maturare prima di poter essere raccolte. Qui la raccolta avviene manualmente. Richiede tempo e fatica, ma è più delicata rispetto a una procedura meccanizzata che potrebbe danneggiare sia l'albero che i frutti. I raccoglitori inseriscono le arance in sacchi realizzati con un derivato della plastica perché sono leggeri e resistenti. Non tutte le arance sono da spremuta. Questa varietà si chiama Hamlin. Le arance Hamlin si presentano piccole e succose e gli alberi da cui nascono sono produttivi e resistenti al freddo. Gli addetti raccolgono le arance dagli alberi prima ancora che diventino arancioni, perché anche se verdi all'esterno, dentro i frutti sono molto dolci. Sono la dimensione e l'aspetto e non tanto il colore a definire il grado di maturazione e il sapore del frutto. I raccoglitori le esaminano ancora una volta mentre le inseriscono in un contenitore. Queste arance sono sopravvissute ad un uragano. Quando presentano dei tagli o delle perforazioni potrebbero non essere buone, mentre le imperfezioni superficiali non intaccano la qualità del loro succo. Trasferite nell'impianto di trasformazione, le arance cadono lungo uno scivolo. L'inclinazione è lieve, così rotolando lentamente si evita di danneggiarle mentre finiscono in una vasca per la pulitura. Un irroratore spruzza acqua leggermente saponata, mentre delle spazzole a spirale le strofinano e le spingono in avanti. Dopo il lavaggio, un secondo irroratore le bagna, mentre le spazzole a spirale continuano a strofinarle. Le arance viaggiano attraverso un nastro trasportatore, mentre una serie di ventole le asciuga. Appena asciutte, gli addetti le ispezionano per individuare eventuali frutti danneggiati. Quindi, nuovamente sul nastro trasportatore, passano attraverso altre spazzole rotanti con setole più delicate così da lucidarle. E nel contempo rimuovono eventuali residui di terra. Le arance continuano il loro percorso fino a cadere dal nastro trasportatore dentro un contenitore che deve essere perfettamente pulito. Eliminato ogni agente contaminante dalla frutta e dal macchinario, le arance sono pronte alla spremitura. Per precauzione, gli addetti le ispezionano un'ultima volta prima di inserirle nell'estrattore. Non c'è bisogno di sbucciarle prima. Si possono inserire nel macchinario intere. Il sistema spinge le arance una alla volta verso l'estrattore, dove una serie di denti metallici elimina la buccia, spreme il succo e contemporaneamente filtra i semi, la scorza e l'albedo, la membrana bianca tra la polpa e la buccia. Il succo termina in una vasca. Qui un filtro seleziona la polpa della giusta consistenza. Che il succo d'arancia vi piaccia con un po' di polpa o con zero polpa, è qui che succede tutto. L'impianto utilizza caraffe di plastica perché la plastica è in grado di sopportare un'eventuale espansione del succo non pastorizzato che può verificarsi durante la fermentazione. Questo succo non è pastorizzato, ma viene raffreddato immediatamente. La durata di conservazione non sarà molto prolungata, ma di contro il colore e soprattutto il sapore resteranno inalterati.
Se vi viene voglia di un'arancia e non volete sbucciarla, potete bere una spremuta freschissima in qualsiasi momento della giornata. Sempre che, ovviamente, vi piaccia. Tazza di tè?